La Habana, 12 febbraio, firma della dichiarazione congiunta. Abbiamo parlato come fratelli, abbiamo ricevuto lo stesso battesimo, siamo vescovi. Abbiamo parlato delle nostre chiese e siamo convinti che l'unità si faccia camminando insieme. Coincidimos en que la unidad se hace caminando. Ritengo che il risultato più importante di questo incontro storico sia che è una prova tangibile del fatto che i cristiani possano essere operatori di pace, che i cristiani siano persone chiamate a creare ponti tra persone, culture, anche tra chiese. Perché l'invito che facciamo alla società nel suo complesso è che dobbiamo smettere di fare guerre, di entrare in conflitto. Dobbiamo adoperarci per la sicurezza delle persone, dei cristiani che sono perseguitati in tutto il mondo, in Medio Oriente, in Africa, in Asia. Città del Messico, 13 febbraio. Incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. L'esperienza nos demuestra che cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos. L'esperienza ci dimostra che ogni volta che cerchiamo la via del privilegio o dei benefici per pochi, a scapito del bene di tutti, presto o tardi la vita sociale si trasforma in un terreno fertile per la corruzione, il narcotraffico, l'esclusione delle culture diverse, la violenza e persino per il traffico di persone, il sequestro e la morte, che causano sofferenza e che frenano lo sviluppo. Causando sufrimiento y frenando el desarrollo. No puede ser el dinero la última palabra. Il denaro non può avere l'ultima parola, ma i nostri fratelli sì. Non dobbiamo dimenticare che un giorno dovremo rendere conto a Dio. La misericordia nos invita por un lado. Io credo che in quest'anno della misericordia il Papa ci inviti da una parte al perdono e d'altro canto alla conversione, a cambiare vita. Ha incoraggiato anche noi vescovi a saper usare oggi non tanto la forza o il potere, quanto la bontà, la tenerezza di Dio, perché l'amore di Dio è la forza più grande che cambia il cuore dell'uomo, e questa è la nostra grande missione, uscire ad annunciare Cristo. Salir y anunciar a Cristo. Yo estoy trabajando en Chicago y Chicago es una zona donde. Io lavoro a Chicago, una città dove il narcotraffico continua ad essere presente. I giovani sono coinvolti nelle bande armate, la violenza è una rete che parte da qui e si estende fin lì. El consumo de la droga en Estados Unidos impulsa toda esta industria aquí. Il consumo di droga negli Stati Uniti favorisce tutta questa industria, qui in Messico e anche in Sud America. Come cambieranno le cose? Il Papa può venire con un tocco di bacchetta magica a far sì che tutto questo sparisca, ma c'è una terra fertile. I giovani messicani qui all'estero sono pronti a cambiare il Messico, a lavorare per la pace del paese, e credo che il Papa nel suo discorso offrirà semi di speranza che a suo tempo porteranno frutto. Città del Messico, 13 febbraio, messa nella Basilica di Guadalupe. Il santuario di Dio è il volto di tanti che incontriamo nel nostro cammino. Il momento in cui il Papa nos hace orar. Quando il Papa ci fa pregare, adorare l'immagine della Vergine di Guadalupe, contemplare gli occhi della Vergine Santissima, esortandoci a lasciarci toccare dal suo sguardo, che ci farà vedere le cose, il mondo, la nostra realtà, la Chiesa in modo diverso, ci chiede che, come Chiesa, recuperiamo quello sguardo trasparente, vicino, di madre, di intimità profonda tipico di Maria, che ci ha fatto sperimentare da sin quando si è fatta presente tra noi, certamente in modo speciale. Trasparente, cercana, de madre. San Cristobal de las Casas, 15 febbraio, messa con le comunità indigene del Chiapas. Sus pueblos. Voi avete molto da insegnarci, da insegnare all'umanità. I vostri popoli, come hanno riconosciuto i vescovi dell'America Latina, sanno relazionarsi armonicamente con la natura, che rispettano come fonte di nutrimento, casa comune e altare del condividere umano. Y altar del compartir humano. Bueno, lo más complicado en México hoy
In Messico la cosa più complessa oggi è ottenere pace e giustizia per i popoli indigeni e contadini, liberarsi dalla diseguaglianza e dalla povertà, che è ciò di cui soffriamo ora. Inquinamento, distruzione dei nostri boschi e delle nostre foreste, prigionia per chi si oppone, è quanto accade ai contadini e agli indigeni qui in Chiapas, che hanno lottato contro la distruzione del loro territorio ricevendone in cambio il carcere. La situazione dei popoli indigeni del nostro paese. La situazione dei popoli indigeni del nostro paese è stata caratterizzata per molti anni dall'emarginazione sociale e dall'esclusione e in molti casi dalla discriminazione. Questo è stato un problema che si è cercato di risolvere in tutti i settori, ma resta ancora molto da fare. C'è necessità di aprire spazi nel mondo politico, democratico e sociale della nostra provincia del Chiapas per consentire lo sviluppo di questa popolazione indigena. Morelia, 16 febbraio, messa con i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i consacrati e i seminaristi. La nostra prima chiamata è quella a fare esperienza di questo amore misericordioso del Padre nella nostra vita, nella nostra storia. La sua prima chiamata è a introdurci in questa nuova dinamica dell'amore, della filiazione. Penso che una cosa che il Papa ci ha insegnato per portare la gioia nel mondo è avvicinarci a loro con una carezza, una pacca sulla spalla, una presenza, ma soprattutto un sorriso che può dire molto di più di mille parole. Una sonrisa che può dire più che mille parole. Morelia, 16 febbraio, incontro con i giovani. Mi avete chiesto una parola di speranza. Quella che ho da dirvi, quella che è la base di tutto, si chiama Gesù Cristo. Mancando molte opportunità di studio, universitarie e di lavoro, spesso vengono attratti dal crimine che offre loro attrattive, paradisi o piaceri. E offriendole certe dádive. Anche i giovani sono spesso vittime di questo momento che stiamo vivendo, un tempo in cui da una parte esiste il voler farsi Dio e i valori soprattutto etici dall'altra, ma credo che per il Messico la gioventù sia una grande ricchezza e credo che il grande compito della Chiesa, come ci ha detto il Papa, sia quello di occuparci di loro, ascoltarli, di star loro vicino perché sono una forza, sono un potenziale e sono anche la speranza della Chiesa, una Chiesa giovane ma una Chiesa rinnovata attraverso i nostri giovani. La speranza también de la iglesia, una iglesia joven, una iglesia renovada a través de nuestros jóvenes. L'unica cosa che desiderano è qualcuno che li accompagni, qualcuno che mostri loro quel Dio che è l'eterno accompagnatore che può indicare loro la strada, li può consolare. Li può abbracciare quando ne hanno bisogno e questo si può tradurre veramente in un beneficio molto grande, non solo per la Chiesa, ma per la nostra stessa società messicana. Crediamo che per noi giovani messicani questa visita del Santo Padre potrà rappresentare un grande incoraggiamento che prova e ci dimostra che insieme a Cristo possiamo essere missionari come ci invita a fare, riuscendo a trasformare la società che esiste qui in Messico, che possiamo operare un cambiamento e con il lavoro che faremo, che inizia da noi stessi, dalla nostra persona, possiamo procedere e andare avanti, sempre con Gesù per mano, come dice il Papa, e facendo chiasso, ma un rumore che contagi e che porti ad avere Cristo nel cuore. Ciudad Juárez, 17 febbraio, incontro con il mondo del lavoro. Tutti noi dobbiamo lottare per far sì che il lavoro sia un'istanza di umanizzazione e di futuro, sia uno spazio per costruire società e cittadinanza. Il Papa Francesco ha parlato molto seguito sobre il tema della Papa Francesco ha parlato in varie occasioni della tematica della dignità dell'uomo, una dignità talvolta calpestata da strutture che non promuovono lo sviluppo integrale della persona, dove la persona è considerata un oggetto, in cui l'individuo è considerato qualcuno che si può utilizzare ora e quando non serve ce se ne può sbarazzare. Papa Francesco viene a restituire al lavoratore la sua dignità. Non vale per quanto guadagna, ma vale perché è prima di tutto creatura di Dio, fatta a sua immagine. E a partire da questo, tutto quanto può realizzare è un lavoro degno e questo lavoro è ciò che lo santifica.